Saluto a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per una nuova puntata di Happy Hour. Questa sera eh, modernariato, antiquariato, design e tanto altro. Eh, parliamo di Di Mano in Mano e lo facciamo con il mio ospite qui in studio al quale do subito il benvenuto. Ritroviamo Simone Papini, venditore della cooperativa di Di Mano in Mano. Benvenuto e ben ritrovato grazie, Simone. Grazie, grazie, grazie. Allora Simone, abbiamo detto antiquariato, modernariato, design, argomenti di cui eh, abbiamo parlato eh, moltissime volte nelle scorse puntate, però oggi volevo eh, un po' focalizzare l'attenzione su quello che è eh, un evento tanto atteso, Oluken Red, un sì. evento diciamo, eh, che eh, è stato già fatto nel, diciamo, negli anni passati, avete preso spunto da quello che è eh, l'Olukenit della ristorazione alla fine, avete visto che ha avuto tanti... Tanto, eh, tanto successo e quest'anno lo riproponete. Ecco, di sì. che cosa si tratta? Ma, dunque è eh, un momento eh, creato ad hoc, mm -hmm. e fondamentalmente come dicevi prende spunto dalla formula che è diventata tanto di moda nella ristorazione, nei ristoranti e eh, la si trasporta dal punto di vista non dell'alimentazione ma del libro, quindi o Luke Can Read che diventa una fiera mm -hmm. eh, molto pop, nel senso semplice, di, una, di grossa fruibilità e noi riteniamo anche molto simpatica. In realtà la prima edizione è del 2019. Eh, in quel momento avevamo un magazzino che era: un po' di anni fa, insomma, quindi sono tante le edizioni che avete fatto? Sono già. tante, mm -hmm. sono tante all'interno all di tutta una serie di eventi che annualmente proponiamo. In quel momento eh, avevamo un magazzino mh, di libri che era straordinariamente pieno di volumi e quindi con l'equipe eh, che da noi si occupa dei libri è nata questa idea di proporre qualcosa di molto fruibile, di molto simpatico e di facile esecuzione. Fondamentalmente la questione funziona in questi termini. Il cliente arriva in negozio, prende una, una borsa, una bag che è mm -hmm. appositamente studiata per l'occasione tra l'altro in materiale riciclato che è cotone, e la riempie di libri. Quindi praticamente eh, la persona che, che arriva potrebbe, spende 10 euro per questa, questa fantastica bag sì. e la riempie di tutti i libri che vuole. Tutti i libri che riesce a farci stare dentro e paga 10 euro, fondamentalmente paga la borsa, è come se i libri glieli regalassimo noi. Ah, che bello! Sì. Quindi diciamo che uh, in questo modo uh, cercate appunto di uh, riutilizzare il, i libri il più possibile. Assolutamente, questo è uno dei tanti eventi che vanno proprio nella direzione di un'economia circolare. Quindi il riutilizzo, il riuso, evitare di sprecare merce e una, allungargli la vita. Questo Quindi, avviene... attenzione all'ambiente. Assolutamente sì, consapevolezza maggiore in certi acquisti più consapevole, appunto, e anche in uno stile di vita diverso. E questo è avvenuto per i libri, come ti raccontavo, e successivamente anche per l'abbigliamento. Quindi abbiamo Tramutato dallo you can read allo you can wear, cioè tutto ciò che puoi indossare. Ah, che il meccanismo è analogo. È lo stesso, quindi sì. anche lì ci, ci sarà, quando eh, diciamo, verrà riproposto questo, questo evento, una bag sì. dove all'interno si possono mettere tutti i vestiti. Esattamente. Che... Ma che bella cosa. E in quei <ride> casi ovviamente l'allestimento del negozio sarà prettamente per i libri in un caso e per i vestiti nell'altro Assolutamente eh, Simone, leggevo anche eh, un po' di, di articoli ovviamente delle edizioni precedenti dove eh, sono stati, eh, diciamo, sono stati eh, dati via più di 35.000 libri 35.000 volumi, esatto sì. nell'edizione del 2022 e perché questa formula abbiamo capito è essere molto, molto facile molto congeniale è molto attrattiva ma bastava vedere sempre in quell'anno le file di persone che si sono create fuori dai negozi, ma centinaia di metri, e soprattutto un target molto giovane. E ovviamente Perché questa cosa. Ma gli appassionati del libro sono tanti, quindi. Sono tanti, e la possibilità di avere una scelta così ampia mm -hmm. e anche una, un, un efficacissimo risparmio nell'acquisto è, è qualcosa che chiaramente è molto incentivante. Non solo si sono create. Eh, delle vere e proprie comunità di affezionati mm. che aspettano con ansia questo momento e che si che confrontano. il sabato 8 giugno. Sabato 8 giugno nei due negozi, sia mm. il eh, negozio di Milano in via Le Spinasse 99, sia lo store di Cambiago in via Castellazzo Allotto. E tra l'altro. Proprio questo grande incontro con il pubblico ha creato negli scorsi anni eh, pubblicazioni sul web, sui libri, passaggi ai telegiornali, perché è stato veramente un evento che ha lasciato inizialmente anche noi veramente sbalorditi. <ride> esatto, diciamo che eh, ha riscosso talmente tanto successo che eh, anche tanti altri lo hanno imitato. Sì, fortunatamente, anche perché. Per noi l'idea di una. lo hanno riproposto. L'idea che possa diventare veramente di moda, permettimi il termine, è eh, entusiasmante da questo punto di vista, perché ricalca tutti quei processi di economia circolare e non consumistica a cui noi siamo fortemente legati, insomma. Quindi diciamo che eh, all you can read e all you can wear eh, entrano proprio diciamo, nel discorso di sostenibilità a tutti gli effetti a 360 gradi. Assolutamente sì. Eh, perché ma già dal, dagli albori della cooperativa nel 99, quando venne fondata, già pensare a un'attività che si basasse sull'utilizzo eh, di merce, permettimi il termine generale, di seconda mano. Già, eh, come dire, davano impronta precisa di quello che era ed è ancora tutt'oggi l'attenzione verso il recupero, il riciclo, la tutela dell'ambiente. Il riuso. E il riuso, assolutamente sì. E, e quindi, o You Can Read, o You Can wear, stanno proprio nel solco di questa strategia, di questa anche sfida, questa grossa sfida che, però, dopo oltre 20 anni sta portando dei risultati eh, estremamente soddisfacenti. Quindi, vuol dire che funziona. Funziona, per cui eh, continuerete a riproporre questi, questi eventi che, come dicevamo, hanno il loro grande successo. Il loro grande successo, loro grande successo eh, non solo dal punto, diciamo, prettamente economico, mm -hmm. ma anche con tutto il, ciò che ci gira attorno. I 35.000 volumi a cui abbiamo, siamo riusciti a trovare una nuova casa, hanno portato per esempio. Al risparmio di qualcosa come più di 260.000 kg di CO2 immessi nell'ambiente. E cento quintali di pagine, dicevo prima. Cento quintali prima, di che, pagine? Eh, insomma, solo a dirlo fa un po'. Sì. Fa... È impressionante. Strano, è impressionante, esatto. E per esempio, invece, con lo stesso evento dedicato però all'abbigliamento, eh, anche lì una, un risparmio di emissioni di gas serra eh, molto, molto importanti. A volte sembrano numeri piccoli. Ma in un contesto generalizzato invece eh, possono diventare molto efficaci. Certo. Avremo modo poi di parlare anche di Oliu Red eh, Ware, ovviamente, quando la organizzerete. Sì. Quindi abbiamo parlato di eh, sostenibilità in, in questo caso, però eh, voi vi impegnate anche molto nel sociale? Sì. In che modo? Sono due concetti. Imprescindibili, mm. sono due anelli della stessa catena la nostra attenzione all'ambiente, ovviamente anche tramite questo tipo di eventi, è strettamente legata all'attenzione che abbiamo per la persona. Sono due concetti che non possono non ha senso disgiungere. L'attività commerciale della Dimano in mano nei suoi due negozi di Milano e Cambiago produce, ovviamente, degli utili che vengono gestiti anche in ragione sia come tempo, sia come risorse per fare inserimenti lavorativi e questi inserimenti lavorativi sono a vantaggio di persone più svantaggiate, più fragili, che magari nel loro percorso di vita hanno avuto degli inciampi e che lavorando da noi per un periodo di tempo trovano anzitutto un posto di lavoro sicuro e che riesce a, mettere, a fargli evidenziare le proprie potenzialità, quindi a crescere, a farli diventare. Eh, più capaci di affrontare in un secondo momento la cosiddetta eh, società normale. E poi mi rendo conto, sai che parlare di commercio e parlare di questa cosa sembrano il diavolo e l'acqua santa, esatto, sembrano cose, due cose molto cose diverse. Sono completamente diverse e separate, separate, però in realtà non separate. è così. Noi con la nostra sfida da più di vent'anni stiamo cercando di, di portare con l'esempio. La verità invece di come queste cose possano e debbano convivere e lo riportiamo con i fatti, e cioè con, evidenziando il fatto che è assolutamente possibile fare questo e dal nostro punto di vista è doveroso e giusto quindi assolutamente uh, possibile fa cioè far convivere appunto, le, le due cose certo. Simone, uh, allora, siamo in chiusura però volevo ricordare anche gli orari di apertura sì. del, uh, dei vostri negozi sì. per far sì che poi l'8 giugno siano tutti lì esatto. a far la coda insieme, insieme agli altri esatto orario sono è uh, continuato dalle 10 alle 19 Okay, fino ad un esalimento scorte ovviamente Milano e eh, Cambiago sì. bene io sono in chiusura ti ringrazio tantissimo grazie saluto molto. i telespettatori ricordando anche il sito che è dimanoinmano.it ma per eh, vedere un po' quella che è la storia appunto di, di mano in Mano eh, di questa grande azienda si può visitare il sito la pagina chi siamo.dimanoimano.it. grazie ancora Simone grazie anche a voi per averci seguito e vi auguriamo una piacevole serata